Ciao ragazzi e ben ritrovati sul mio canale. Quella che vedete alle mie spalle è la mia nuova fontana, di cui adesso vedrete il video. È stato un progetto molto lungo, che ho iniziato circa un anno fa, poi ho piantato lì, poi ho ripreso, poi ho piantato lì e alla fine sono riuscito finalmente a completare, quindi adesso vi faccio vedere un paio di foto e poi però il video inizierà praticamente a lavori inoltrati perché non volevo farci un video. Comunque vediamo il proseguimento dei lavori dal muretto in poi e ci vediamo alla fine, così mi dite cosa ne pensate. Bene, la situazione attuale è questa qua, quindi ho già tirato su un muretto, ho già fatto anche un muretto di fianco, non l'ho filmato perché l'ho fatto di sera, quindi è stato un lavoretto così, non volevo fare neanche un video perché sennò le cose andavano un po' per la lunga, però alla fine sono andate per la lunga lo stesso. Quindi quello che farò adesso è mettere un rubinetto lì, uno snodo con un tubo in multistrato come questo, a cui collegare la canna dell'acqua e poi per ultimo tirare sul muro e piastrellare. Semplicissimo. Bene, io avevo già quel tubo nel muro che usciva, quindi non riuscendo a toglierlo, visto che aveva qualche anno, ho dovuto mettere un adattatore, quindi ho messo un maschio-maschio per poi collegare i miei snodi. Per fare una tenuta dell'impianto ho messo prima una pasta e un giro di canapa. Trovate il link in descrizione comunque di questa attrezzatura e di tutta quella che mi vedrete utilizzare nel video. Dopodiché ho messo uno snodo a T che ho stretto il più possibile con un giratubi. Dopodiché ho montato due tappi prova impianto, che anche di questi vi ricordo che trovate il link in descrizione, e ho aperto l'acqua per verificare che non ci fossero perdite, in modo da poter andare avanti col lavoro. L'acqua aperta e neanche una goccia, quindi perfetto. Bene, ho tolto i tappi, così posso andare a montare il mio tubo. In questo caso utilizzerò un pezzo di multistrato da 16 mm, adatto perché è molto maneggevole e flessibile, quindi si può modellare in base alle nostre esigenze. Per collegarlo all'impianto utilizzerò dei raccordi che hanno un lato filettato, quindi in modo da collegarsi a qualsiasi impianto, e dall'altra parte hanno un raccordo apposito per il multistrato. Infatti è composto da una ranella in ferro e due o-ring in gomma, quindi praticamente la tenuta dell'impianto viene garantita grazie a questi o-ring. Quindi sì, come possiamo vedere il montaggio è facilissimo e una volta stretti diventano praticamente stagni. Io per comodità vado prima a montare la parte filettata, sempre con pasta e canapa, sul raccordo a T, e il multistrato lo monterò subito dopo. Stavolta utilizzo un giratubi più piccolo, sempre per chiudere il più possibile il filetto. A questo punto posso collegare il tubo in multistrato. Come possiamo vedere lo lascerò molto lungo perché ancora non ho deciso dove mettere la parte del rubinetto restante, quella a cui vorrò collegare la canna dell'acqua, quindi per adesso lo lascio così, in modo da poter aprire l'acqua se ho bisogno. A questo punto posso concentrarmi di nuovo sul muro, quindi io mi ero fermato appunto per procedere con l'impianto idraulico, adesso quello lì lo posso accantonare un secondo e posso concentrarmi sul muretto. Come vedete sto utilizzando dei blocchi di gas beton. Questo materiale praticamente è, rispetto al mattone, molto più leggero e facile da lavorare, quindi si può tagliare benissimo con un seghetto oppure con un utensile multifunzione, in modo da adattarlo alle nostre esigenze. Per incollarlo si utilizza appunto una colla apposita, che anche questa la trovate in qualsiasi brico o in qualsiasi centro di edilizia, e si può utilizzare sia per l'incollaggio dei blocchi tra di loro sia per, diciamo, intonacare la parte a vista in modo da renderla ancora più resistente. Io utilizzo un miscelatore automatico in modo da metterci di meno, giustamente, a miscelare il tutto, perché altrimenti farlo a mano sarebbe un po' un'impresa. Quindi per la miscela ovviamente bisogna seguire le istruzioni sul sacchetto. Comunque
bisogna ottenere un impasto abbastanza omogeneo. Come abbiamo visto prima, io mi sono già preparato i blocchi a misura, quindi adesso inizia la parte più divertente, cioè montare il muretto. Quindi si spalma uno strato appunto di colla sul fondo e applico i blocchi di gasbeto. Quello che sto posando in questo momento appunto è quello che ho scavato per far passare il tubo esattamente dietro. Ok, una volta superata la parte dei tubi, diciamo che il lavoro si semplifica ancora di più. In pratica devo semplicemente stendere la parte di colla e posare i mattoni uno sopra l'altro, avendo cura di tagliare le misure e metterli ovviamente in bolla sia nella parte orizzontale che nella parte verticale. Bisogna sempre utilizzare una livella a bolla per cercare di andare dritti. Bene, il giorno dopo ho tagliato il multistrato con una cesoia appunto per tubi in plastica, che anche di questa vi trovate il link in descrizione, in modo da poter applicare dopo un rubinetto di servizio, in modo da poter chiudere l'acqua in inverno e non rischiare di far ghiacciare o rompere le tubature per il freddo. Ho anche applicato una guaina isolante, che sempre per multistrati, che vado ad applicare appunto sul tubo che sporge. A questo punto, dopo aver messo il solito raccordo per il multistrato e il giro di pasta con canapa sul filetto, vado a montare il mio rubinetto a saracinesca. Bene, adesso posso passare alla fase successiva, cioè quella delle piastrelle. Io mi sono già preparato la colla e adesso vado a tagliare le piastrelle con un flessibile, con un disco diamantato, quindi apposito per ceramica e per altri materiali duri. Le piastrelle che ho comprato sono a forma irregolare, quindi la parte verso il muro devo appunto tagliarla in modo da farla combaciare appunto col lato, col muro. Quindi col flessibile si riesce praticamente in 10 secondi a tagliarle in modo preciso. Bene, quando si va a fare dei rivestimenti, la cosa migliore è appunto preparare un supporto, perché va bene la colla, però c'è il rischio di scivolamento verticale. Quindi io ho messo un listello di legno in bolla, ovviamente, come base, su cui dopo andrò ad applicare le prime piastrelle, in modo che da evitare che scivolino verso il basso. Poi con una spatola dentata vado ad applicare la colla per piastrelle. La spatola dentata è apposita appunto per la posa di piastrelle, in quanto riesce a far aderire meglio la colla. Un'altra tecnica da utilizzare è quella di sfalzare le piastrelle. Quindi in questo caso io ho sfalzato di circa 6-8 cm le piastrelle tra una giunta e l'altra. Quindi dopo aver tagliato l'ultimo pezzo in fondo, ho recuperato la parte finale e l'ho applicata all'inizio della riga successiva, in modo da avere meno spreco possibile, e da lì in poi sono andato avanti con la posa. Bene, sono arrivato al momento fatidico, cioè il rubinetto. Allora, io mi sono preso le misure e diciamo che dovrò fare un buco qua, però non avendo una fresatazza e non avendo la minima intenzione di comprarla per fare
un singolo foro, andrò di flessibile, quindi proverò col flessibile, vediamo cosa salta fuori. Il bello è che io ho già il rubinetto e la rosetta del rubinetto è precisa precisa rispetto al foro che devo fare, quindi devo essere super 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 preciso. Vabbè, vediamo cosa salta fuori. Ok, se il video ti sta piacendo ti ricordo di iscriverti al canale, trovi il link qua in basso a destra oppure in descrizione, quindi iscriviti così non ti perdi i prossimi video. Ok, devo dire che per averlo fatto a mano col flessibile non era venuto niente male, a parte un piccolo segno in alto a destra, però non era niente male. Il problema è quando sono andato ad appoggiare la piastrella sul muro. Praticamente ho sbagliato un pochino le misure. E vabbè, cose che capitano. Ok, non mi sono perso d'animo e ho subito preso un'altra piastrella per rifare il foro. Quindi ormai avevo preso, affinato la tecnica e quindi ci ho riprovato con un'altra piastrella, sperando questa volta di azzeccare le misure. Ok, stavolta ho fatto un po' più di fretta, quindi il taglio è venuto meno pulito, però è venuto preciso, diciamo preciso nel senso di posizione, non di qualità del taglio. Comunque sia, dopo con la rosetta ho già controllato che non si sarebbero viste le imperfezioni. Comunque col senno di poi forse una fresa a tazza l'avrei comprata, quindi io il link in descrizione ve lo lascio. Bene, a questo punto, una volta che avevo finito di rivestire tutte le pareti con le piastrelle, ho preparato lo stucco per le fughe. Quindi ne ho preparato una piccolissima quantità e, data la formazione delle piastrelle molto irregolare, ho preferito stenderla a mano, quindi con un dito. Lo so che non è molto pratico, però ha funzionato alla grande. Purtroppo non ho fatto una clip perché non ero sicuro del risultato e l'ho fatto di sera, quindi praticamente l'ho stesa col dito e poi ho pulito tutta la struttura con una spugna apposita. Il mattino dopo, quando la colla ormai era asciutta, ho preparato il supporto per il rubinetto installando una piccola prolunga. Bene, una volta che il rubinetto era pronto, mi sono dedicato al pavimento, diciamo. Quindi ho steso uno strato di terra, di terriccio, e mi sono assicurato di metterla in piano e ho cercato di appiattirla il più possibile. Una volta livellato il terreno, ho preso un velo di tessuto non tessuto, che è praticamente un tessuto che si usa per la pacciamatura, per non far crescere le erbacce, in quanto evita alla luce solare di raggiungere il terreno. Comunque è permeabile, quindi l'acqua non stagna ma riesce a filtrare giù. Il tombino l'ho coperto con una griglia in modo da renderlo comunque utilizzabile e alla fine ho coperto tutto con dei sassi decorativi da fiume bianchi, in modo da coprire anche la zona del tombino e farlo sembrare un tutt'uno. Così ero pronto per il test dell'acqua.
Bene, il progetto è terminato, devo dire che sono veramente soddisfatto di come è venuto, in particolare la zona del rubinetto, piastrelle, così, è veramente venuto bene, sono contento, sono soddisfatto, rispetto a come era prima, che era veramente inguardabile, devo dire che c'è stato un bel salto di qualità. Quindi ovviamente fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, e se per caso tra quelli che sta guardando il video in questo momento c'è qualche piastrellista, muratore, idraulico, che ha fatto tutto il video così, facendo no con la testa, lo capisco, spero che non mi insulti, ma può scrivere ovviamente i consigli nei commenti, che accetterò volentieri. Io vi invito a iscrivervi al canale e a seguirmi sui miei canali social come Instagram, su cui pubblico aggiornamenti, quindi chi mi segue già questo progetto l'ha già visto e l'ha visto nel corso del tempo, quindi vi invito a seguirmi lì. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi e ben ritrovati sul canale. Quella che vedete alle mie spalle è la mia nuova fontana. Quindi il progetto era tutto nella mia testa, quindi ricominciamo da capo.